Allora direi, caro Lorenzo, di andare a vedere subito cosa ci riserva l'oroscopo di Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sotto il segno dell'acquario, nel mese di gennaio nasceva uno dei massimi geni della storia della musica. Nel 1756 nasceva Wolfgang Amadeus Mozart. Il padre Leopold, compositore e insegnante di musica, ricopriva l'incarico di responsabile della musica ecclesiastica presso la corte dell'arcivescovo Anton von Firmian, mentre invece la madre, Anna Maria Pert, era figlia di un prefetto. Il padre Leopold, quando nacque il figlio, scrisse queste parole ad un suo amico: «Ti informo che il 27 gennaio, alle 8 della sera, la mia cara moglie ha dato felicemente alla luce un bambino. Si era dovuta rimuovere la placenta, perciò ella era estremamente debole. Ora invece, grazie a Dio, sia il bimbo che la madre stanno veramente bene». Wolfgang fu battezzato il 28 gennaio nella cattedrale di San Ruperto. Il bambino, fin dalla tenera età, dimostrò di essere veramente un grande prodigio della musica. Pensate, a 3 anni batteva già le manine sul clavicembalo, a 4 anni suonava brevi pezzi e a 5 anni era già compositore di alcune composizioni come ad esempio l'Andante Allegro o come l'Allegro il Minuetto scritto tra l'11 e il 16 dicembre del 1761. Esistono vari aneddoti riguardanti la sua memoria prodigiosa, la sua composizione di un concerto all'età di 5 anni e la sua grande gentilezza. Aveva inoltre la capacità di riconoscere l'altezza dei suoni, il cosiddetto orecchio assoluto. Il papà Leopoldo definiva così suo figlio il miracolo che Dio aveva fatto nascere a Salisburgo. Ed è ragionevole ritenere che il grandissimo talento mostrato dal piccolo Wolfgang abbia motivato nel padre una responsabilità molto grande. Dedicò grandissima energia, molto tempo e denaro nell'educazione musicale del figlio, anche con diversi viaggi in Europa che, oltre a segnarlo fisicamente, hanno probabilmente arrestato l'avanzamento della sua carriera professionale a corte. Quando non aveva nemmeno 6 anni, il papà portò Wolfgang affinché suonasse per il principe bavarese Massimiliano III. Alcuni mesi dopo si recarono a Vienna, dove furono presentati alla corte imperiale e dove proseguirono i loro concerti nelle case nobiliari. Leopold, il papà, scriveva spesso ai suoi amici a Salisburgo per informare del grande successo di suo figlio Wolfgang. A Londra conobbe Johann Christian Bach, il figlio più giovane di Johann Sebastian, è una delle figure di primo piano della musica musicale londinese. Sotto la sua influenza Mozart compose le sue prime sinfonie, la numero 1 e la numero 4. Dal 1769 al 1773 Wolfgang girò anche l'Italia in varie città ascoltando musiche diverse di paesi diversi. Dopo questo viaggio Mozart dichiarò: «La nostra musica da chiesa è molto differente dalla musica da chiesa italiana». Mozart diede una straordinaria prova delle sue capacità a Roma. Ascoltò nella Cappella Sistina il Miserere di Gregorio Allegri e riuscì nell'impresa di trascriverlo interamente a memoria, dopo solo 2 ascolti. Si trattava di una composizione a 9 voci, apprezzata a tal punto da essere proprietà esclusiva della Cappella Pontificia, tanto da essere intimata la scomunica a chi se ne fosse impossessato al di fuori delle mura vaticane.
La portata del fatto sta nell'età del giovanissimo compositore e all'incredibile capacità memoriale nel ricordare un brano che riassume nel proprio finale 9 parti vocali. Mozart ci ha lasciato in eredità delle composizioni memorabili come il Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Così fan tutte la scuola degli amanti e il Flauto magico. Durante il periodo viennese diventò anche massone, prima compagno, poi maestro massone. Mozart morì a Vienna il 5 dicembre 1791 in grande povertà, perché tutti i suoi guadagni li aveva sperperati per il gioco d'azzardo. Il suo corpo venne sepolto in una fossa comune. Ebbe un funerale di terza classe, il più economico. Fra l'altro, Wolfgang Amadeus Mozart non ricevette l'estrema unzione. Il luogo della sepoltura di Mozart non è stato mai identificato. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani e vi do un grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao!